Io sono un invalido civile, sono solo e ho più una misera pensione di 600 euro. Vivo solo perché a volte vengo qui. Sono sempre più gli aretini che si rivolgono alla Croce Rossa nel giorno della distribuzione degli aiuti alimentari e di vestiario, un numero che anno dopo anno continua a crescere esponenzialmente. Io ho una piccola pensione e ho una casa dell'Arezzo Casa che paga 50 euro al mese. E questo è il problema. Quello che oggi ci preoccupa è che mentre 2-3 anni fa avevamo un 20% di italiani, oggi siamo arrivati a forse più del 50, per non dire il 60% di italiani di aretini. Ma si rivolgono a noi perché indubbiamente un po' per, avete visto, sono tutte persone anziane magari che sono andate in pensione molti anni fa ed oggi la pensione, volsi il passaggio dalla lira all'euro e volsi che non ce la fanno più, gente che prende 600 euro, 700 euro di pensione. È chiaro che non possono affrontare. Poi molti hanno anche gente che nel passato aveva degli stipendi diciamo più che decorosi, che oggi magari si trova a o ha perso il posto, ha un figlio che non lavora, o ci hanno da pagare il mutuo o l'affitto. Quindi è tutta una circostanza che porta queste persone veramente a non arrivare in fondo al mese. Ogni due settimane l'associazione apre le sue porte e tende la mano a chi in questo momento ha più bisogno, mettendo a disposizione pacchi alimentari, abiti, coperte, sciarpe, scarpe, ma anche pupazzi pensando ai più piccoli. Quante persone si presentano ogni 15 giorni? 140-130 famiglie, ci sono famiglie da 2 persone e famiglie anche da 7 persone, quindi diamo in base al numero di famiglie. Infatti noi abbiamo le schede proprio per vedere quante famiglie, quante persone sono. Viveri ed indumenti? Viveri e indumenti, c'è roba che ci manda la Comunità Europea e roba che poi compriamo anche noi come comitato provinciale. E gli indumenti, viene tutta selezionata la roba perché è la cittadinanza che ci manda la roba, ecco, insomma, il vestiario.